Come vedete stamattina, insieme a tanti giovani del Filippo Parlatore, che compongono anche il Parlamento della Legalità Internazionale Multietnico, vivremo l'Avvento. L'Avvento è luce. Noi abbiamo voluto prendere questo cero, peraltro ringrazio anche il nostro Gaetano che ha trovato quello con Papa Francesco. Questo cero fra pochi minuti sarà acceso da ciascuno di noi nel silenzio più totale davanti alla tomba di Padre Pino Puglisi. Se l'Avvento è luce, noi vogliamo portare una luce che sa di martirio, perché purtroppo si muore per essere testimoni credibili per una cultura di bellezza. E allora noi con questi giovani meravigliosi che compongono un progetto, che sono i ricercatori dell'Alba, accenderemo un cero che è la luce che ognuno di noi porta nel cuore. La poseremo davanti a quella tomba per dire a Padre Puglisi, ucciso 30 anni fa, non sei morto invano, sei per noi luce di speranza. E anche il cero dove c'è l'immagine di Papa Francesco sarà per noi motivo di bellezza e di conforto. Allora, intanto siamo davanti alla tomba di Padre Puglisi. Il gesto è questo: essere luce in un avvento nel quale il martirio ha tolto la vita ma ha reso immortale chi crede nella bellezza della fede. Allora, con i ragazzi noi accenderemo questa luce, questo lume, e lo poseremo proprio davanti Padre Puglisi. Ragazzi, io li accendo. Bravo. E questo che accendiamo, lo accendiamo per tutta la grande famiglia del Parlamento della Legalità Internazionale. Quindi l'Avvento richiama la bellezza di essere luce, e la luce che noi vogliamo portare a tutti è quella che richiama la solarità, il sorriso e la bellezza di un uomo, di un prete che si è fatto uccidere per il Vangelo. E quindi noi lo celebriamo così, e il nostro Avvento ha proprio il calore e la solarità di una luce.